Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo video. Allora, io sono qui in macchina a squagliarmi, in poche parole. Sto aspettando mia sorella che esce dal dentista. Mi approfitto che vado a prendere i piccolini all'asilo. Aspetta, mi appoggio qua la calamita, così non mi stanco la manina. E niente, ma stavo passando da qui, ci sono dei terreni. E ho visto delle, non lo so realmente come si chiamano, poi magari faccio una ricerca e vi metto qua scritto e vi faccio vedere come vado a decorare casa mia veramente con pochissimo, cioè spendendo veramente zero. E poi vado a spruzzare la lacca, che così si mantengono un po' duraturi, ecco. E niente, è uscita mia sorella e adesso vado via. E niente, quindi ci aggiorniamo a dopo e poi vi devo parlare di un detersivo che ho appena comprato. Voi sapete la marca della Deomix, che io vado proprio pazza. Questo è nuovo, è uscito e qui vi faccio vedere, lo devo andare ancora ad utilizzare, quindi non so realmente se smacchia, se dura il profumo, come escono i panni, insomma vi faccio sapere. Comunque, mi sono fatta male la mano, è entrata già mia sorella che mi guarda. E niente, poi vi faccio vedere la bottiglia e poi vi dico com'è, se è buono, è flop, insomma vi parlo un po' pure di questa cosa, visto che me lo state chiedendo in tanti. E va bene, io vado e ci aggiorniamo a dopo. Allora, pranzetto di oggi, risotto veloce e per secondo salsiccia con la pizzaiola. Non sta facendo, aspetto che finisce perché c'è la lavatrice accesa. Vado a fare gli hamburger per i piccolini, perché la salsiccia non la vogliono e vogliono hamburger e le carotine con le rosse, non ne vogliono pasta. Oggi non mi iniziano a far sclerare, come vedono un po' di caldo, la pasta non la vogliono i piccolini, ma iniziamo le battaglie. Va bene così, e niente, ci aggiorniamo dopo. Allora, ho appena finito di lavare a terra, sto aspettando che si asciuga per bene. Nel frattempo, da questo lato mi faccio il caffè, perché è arrivato il mio momento del caffettino pomeridiano. Sono stanca di testa, Olivia. Fermi, bimbi. Ho appena terminato la cucina di lavare e con questo mi soffermo di nuovo. Ragazzi, sembra un casino, ma vado un po' sul terrazzo dove mettere le, devo far vedere le piante che ho preso questa mattina. Le devo travasare, devo piantare pure il basilico che ho preso. Qualcuno mi ha chiesto giustamente, e purtroppo sì, è ritornata la mia disidrosi. Ma ho appena tolto i guanti che ho finito di lavare la cucina. Ho messo un po' la pomata, sto usando la proxirana. Sono venuta fuori però tira il vento. Faccio vedere le piante che ho preso. Allora, ho preso questa qui che ha due colori, fucsia e viola, troppo bella. Questa qui che la devo mettere al portone, la devo fare arrampicare, che sarebbe la stessa quella lì, però è quella dell'anno scorso, ai fiori bianchi, rassiccata, ma si è ripresa. Allora, questa è la pianta che è nata da sola e questa la devo travasare pure, questa pure. E questo non ha freddo, vabbè, questi sono i gerani miei. E qui c'è quest'altra pianta grassa da trapiantare, il basilico che vi dicevo. E queste sono le mie piantine, il mio piccolo giardino. E questa è la pianta dell'avogado, l'ho fatta lunga. Questi sono i semi del basilico che ha piantato Alessio. Questa è una pianta che un anno che oramai è diventata nana, e sempre nana rimane. Altro basilico, questi l'ho provato a mettere nell'acqua, però
Non so se fa la radice, vediamo un po'. E niente. Siamo giunti alla sera, finalmente, fatta doccia a me e pure i piccolini. No, non saltare di sopra che si rompe. Fatta doccia i piccolini, mi sono andata a lavare, ho lavato anche i capelli nella doccia. E ora mi vado a fare una skin care molto molto veloce, perché le mie skin care non possono essere mai lunghe. Per sapete, non ho una logica nel mettere. Vabbè, vi consiglio comunque questo qua. Guarda, io non, l'ho preso da, credo che la marca della Ladies. Si chiama, vabbè, vi faccio vedere la scatola. Siero contorno occhi anti invecchiamento idratante riempitivo. Cosa mi riempie un po', che mi toglie ste rughe, ste rughe, ste occhiaie. Vabbè, già ve ne ho parlato in un video precedente. Ci sono tolte un pochettino, certo, non è che fai miracoli, questo l'abbiamo capito. Anche perché ho capito che io dovrei dormire proprio parecchie ore, però la mia sveglia è alle 6:15 di mattina, quindi vado a dormire pure tardi, quindi è normale. Ma io proprio di natura non sono una che dorme parecchio, non sono mai stata così. Vabbè, allora, le principali proprietà sono l'azione idratante, rinvigorente e tonificante. La pelle è visibilmente più compatta e distesa grazie all'acido ialuronico contenuto all'interno della formulazione. Modo d'uso: applicare mattina e sera dopo un'accurata detersione. Stendere la crema sul contorno occhi picchiettando con il polpastrello. Ma mangio le lettere io. Arrivo la sera, io sono distrutta. Vabbè, facciamo così, andiamo a mettere e poi vado, come dici, picchiettare. Madonna mia, Madonna, non si scaricano mai questi bambini, mamma mia, non si scaricano, non vanno giù, più vogliono andare, tra virgolette. E niente, poi vado a prendere l'altro mio siero, questo qui della Revolution. Bimbi! Io faccio così, così. E vado a stendere. Ecco qua. Ho bisogno di mare, voglio andare al mare, non ho mai desiderato tanto il mare come quest'anno, veramente, mai. Stanno suonando un attimo, tanto per cambio figlio che ha dimenticato le chiavi. E chiudo, e poi prendo questa qui, Ultra Retinol Complex, crema visto, acido ialuronico, notte. Mi sto trovando benissimo, questa l'ho presa da una mia amica che fa la consulente, quindi non so di che azienda è sinceramente, però mi trovo benissimo e quindi è fatto. Non vado ad asciugarsi i capelli e li piastro più tardi. Ecco qua, non è papà, è Davide, che mio marito fa il turno di pomeriggio e torna alle 10, è qua, 10:30, però sono le 9, ma da quando io odio le unghie lunghe, cioè non sono proprio lunghe, però per me queste sono lunghissime, no, lunghe, lunghissime, le devo accorciare al più presto possibile, ma che mi faccio di nuovo le mani, basta, finito, e basta, e quindi questa è la mia skin care. Vado a mettere il pigiamino ai piccoli e ci vediamo fra un po'.
asciugato i miei capelli. Io. Quanti sì. capelli che se ne vanno? Tu. Io. Cioè, sono io, no, è Mattia. È Mattia. Sarebbe io, non lo so. Alessio, Mattia. Un sacco. Ma tu fai finta che sei grande. Eh? Non faccio finta, sto giocando. Sei più alto. Oh! Non è più alto. Bimbi, che vi fate male. Ci l'ho fatta. Oh, ma li lascio. Allora, li lascio così un po' i capelli un po' liberi e dopo li vado a piastrare, però anzi non penso domani mattina, tanto vado a letto, mi faccio solo una coda così passo domani mattina, me li vado a piastrare e basta. Niente, quindi questa è la mia routine serale. C'ho le scimmiette qua. Madonna, scendi di qua. Sono cresciuto. Sei cresciuto? Sì. Sei cresciuto, messo il pigiamino già. Cosa devi fare adesso? Dobbiamo andare a lavare i? I denti. I denti, bravo. E poi? La? Fare. Anzi, e dormire. Anina. Mi lavo i denti. Vai a lavare i denti. La piano, mamma. E questo? Lo spazio di Natale? Non buttare a fine. Va bene, ci aggiorniamo dopo. Allora, io mi trovo qui in lavanderia. Non ve la faccio vedere perché la mia lavanderia è ancora incompleta. Però vi ho detto che vi dovevo parlare di... vi appoggio qui. Aspetta un attimo, qua appoggio qua. Che vi dovevo parlare di questo detersivo della Deo Mix, ragazzi, che io adoro. Questo è nuovo, è petali di peonia, detersivo lavatrice super concentrato, smacchia e sbianca a 60 gradi, ammorbidisce i capi, sgrassa e ravviva i colori a 30 gradi. Questa è la bottiglia, se volete fare lo screen. Io l'ho già utilizzato, ho fatto già il primo lavaggio ed è top, cioè il profumo è pazzesco. E niente, io lo vado a mettere con l'ammorbidente sempre della Deo Mix, questo qua, Deo Flowers, insomma i fiori in poche parole. Chi mi conosce sa che io adoro proprio la linea della Deo Mix. E poi c'ho anche questo qua, orchidea avvolgente, che è una cosa spettacolare. E adesso vado a fare un'altra lavatrice. Qui già sta andando l'asciugatrice e i miei piccoli sono scesi di nuovo, perché avevo detto non scendete adesso. Qui c'ho poca luce, scusate, aspettate un attimo, si vede come prima. Vabbè, metto a fare la lavatrice e vi devo far vedere come vado a decorare casa con pochissimi, cioè proprio a questo zero. Ragazzi, madonna, ma come devo fare io con questi due? Arrivo la sera, sono scatenanti i miei figli. Vabbè, faccio la lavatrice, così la programmo e la faccio partire stanotte. Così nel frattempo che finisce là, domani mattina vado a mettere questi panni nell'asciugatrice e poi vado a fare un'altra lavatrice. Quindi ci vediamo dopo che vi faccio vedere. Anzi, no, apro un altro video. Le cose che sono andata a prendere per decorare con pochissimi, cioè proprio con 0 euro, e veramente sono bellissimi da mettere in casa nei vasi. Allora, io chiudo qui il video perché veramente sono stanca, morta, veramente questi due oggi sono veramente... li vado a leggere un po' il libro, chissà, si addormentano subito e domani si riparte con un'altra giornata. Allora, chiudo qui il video, vi ricordo che mi trovate su Instagram come Lucri Home e io vi do un grande bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!